la tua tenera età ne hai fatte già di tutti i colori e adesso mi diventi talent scout, sei diventato talent scout. Che com'è successa questa cosa? Spiegami un po'. Allora, la Marika, la titolare della parte attivo, la conosco da quasi 20 anni, no, da 18 anni, da quando facevo le Iene, perché lei seguiva il pubblico alle Iene. Sì. E più volte sono passato negli anni lì alla M8 Studios a Cernusco per fare telepromozione con la Marcuzzi, piuttosto delle foto dell'isola. E ci siamo sempre sentiti, ciao Marika, come stai, eccetera, eccetera. Circa un anno fa, anzi forse un po' di più, io avevo una persona si è fermato in un locale dove ero, io vorrei fare questo, 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 chiedi a Marika Cislag, che è una persona affidabile. Allora lei mi chiama e fa, oh, grazie Phil, mi hai mandato questa persona, perché, cioè, ha detto, Marika, quando vedo qualcuno di interessante te la mando. E per puro caso l'anno scorso mi aveva fatto dei biglietti da visita con scritto Talent Scout. Però non ci avevo più pensato perché ero pieno di impegni. E poi quest'anno qui ci siamo sentiti. Quando siamo sentiti? Sono passato a trovarla fine lockdown, primo lockdown. Perché mi sono trasferito qui in Interland milanese per lavoro all'inizio del lockdown, che poi tutti i lavori sono saltati, sono rimasto in una zona che non conoscevo, in totale lockdown. Quindi quando ho visto che, scoprendo tutti i paesini che cambiano ogni 3 chilometri, anche comuni tra l'altro, per andare a lavorare devo attraversare 3 comuni in 6 chilometri. Cambiano, ma sono tutti uguali, diciamo la verità. Esatto, anche a livello del nuovo decreto, io dovrei attraversare 3 comuni per fare 6 chilometri per andare a lavorare, che diventa, cioè, un po' complicato, quindi 3. Assurdo, certo. E niente, sono andato a trovarlo, ho scoperto che era proprio qua dietro, sono 6 km da casa mia, e mi ha detto, gli ho spiegato la situazione, eccetera, eccetera. Guarda, quando finisce questo lockdown, fine estate, perché non vieni a fare un po' di part time in ufficio, fai colloqui con tutti quelli che vorrebbero lavorare in televisione, perché almeno ci hai lavorato e sai dare una visione reale del mondo della TV. E allora ho iniziato il bel giorno 7 settembre e dopo 2 settimane di colloqui, di spiegare alle mamme come mai loro figlia non farà mai la velina, o piuttosto che come mai a questo signore non presenterà mai Sanremo, purtroppo la gente, io ho infranto un sacco di sogni. Sei costretto a dire anche delle verità, cioè a dire in faccia. Più che altro ti spiego perché. Perché arrivano da noi 80% con delle esperienze di agenzie che fanno un sacco di promesse in cambio di vaste somme di denaro. Che ormai lo sappiamo che esistono questo tipo di strutture, perché lo vediamo spesso a Striscia, alle Iene, ne dicono sempre non dare mai un soldo, non firmare mai niente, la gente continua a cascarci. Quindi arrivano da noi con soldi spesi, promesse fatte non mai mantenute, con figlie di 1,59 m per 2 metri di larghezza, che gli hanno promesso che avrebbe fatto la modella per le sfilate, ma è la madre poverina che ha tirato fuori 9.000 euro, cioè 9.000 euro. Se rido perché è politicamente scorretto quello che hai detto, ma è molto molto realistico, fa capire un mondo, no? È anche un sottobosco, praticamente. Sì, la gente che ci marcia sui sogni delle povere persone, o i genitori che vogliono soddisfare i figli, però la realtà è un'altra. Poi anche la TV è visto come un mondo di favole, tutto facile, strapagato. E io ogni tanto quando gli dico veramente, la prima cosa che faccio, perché siete qua? E uno mi dice, io voglio lavorare in televisione. Cosa esattamente vorresti fare in televisione? E mi rispondono, vorrei presentare un programma. E poi dico, perché? E queste 3 domande, capisci chi hai davanti, no? Allora, la prima persona, io voglio presentare un programma. Dico, quanti presentatori ci sono? E poi fanno un conto sulle mani, sono meno di 10. Perché c'è Jerry Scotti, Bonolli, Stapanicucci, la D'Urso, sì. Non ce ne sono 500.
No. E poi ti dico che guarda, io non lo sto facendo perché uno è una tecnica che si impara facendo, e due perché c'è pochissimo lavoro in televisione. Capisco che in questo momento, cioè quando la gente si trova in difficoltà, vede la TV come la risposta dei loro problemi. Cioè io cerco di fargli spiegare che non è esattamente così. Spesso quando mi fermavo, quando facevo migliaia di chilometri al giorno anche per venire su, per fare un'apparenza in televisione, ma più che altro non perché mi andasse, ma per non dire di no, perché se tu uno comincia a dire di no, sei quello poco disponibile e non ti chiamano più. Certo. Io partivo la mattina, facevo 700 chilometri per tornare la sera, da Roma a Milano, queste cose qui, e quando mi fermavo a far gasolio, spesso dicevano, io dicevo, mamma mia, quanto costa questo gasolio? E benzina, cioè, figurati se per voi della televisione è un problema. E io stavo, e serio, dicevo, facciamo cambio. Facciamo che lei fa quello che faccio io per mesi e faccio quello che fa lei. E poi ci penso un attimino e fa, no, grazie. Perché la verità è completamente diversa dalla percezione che ha la gente. Molto più complicato, è molto più. E quindi tu quando fai questi casting spieghi oltre, no? Cioè, dico cose, le cose come stanno. Le cose come stanno. E adesso, causa Covid, fate anche dei casting via Skype, via. Sì, via allora Zoom, io sono più dell'idea che vorrei un impatto umano con le persone, però per mantenere noi con un po' di iniziativa in questo momento molto difficile, e poi anche far vedere alla gente che noi come parterre siamo attivi, lo facciamo anche in questo modo qua. Se uno vuole fare una chiacchierata, ci vuole contattare, sì, una chiacchierata per le possibilità in televisione, cioè. Io sono un po' quello con, cioè, dico le cose, dico un sacco di cose, la gente non sa che uno anticipa le spese, ti pagano dopo 3 mesi, sei tassato fino all'esaurimento. Cioè la gente li vede con questi sorrisi. Io voglio lavorare in televisione, quando ho finito io sono così, con la faccia così. Dico, è così. Poi a tanti dico, guarda, io sono stato molto fortunato perché sono 19 anni che bazzico nel mondo della televisione senza raccomandazioni, senza amicizie particolari, senza aver avuto storie clandestine con dirigenti, tutti quei luoghi comuni che tutti parlano, dicono, pensano, sanno, cioè non mi appartengono. Quindi sono stato molto fortunato ad essere ancora considerato un personaggio televisivo. Io a tutti quei ragazzi che vengono dico, guarda, voi, cioè, non è un mestiere fare la televisione. Cioè, dipende cosa fai. Vuoi lavorare in televisione? Vai a studiare giornalismo. Così sei, se anche se cominci con la previsione del tempo, sei protetto, no? Dalla cosa dei giornalisti. Cioè, come si chiama? Cos'è? Un sindacato? Dei giornalisti. Io non sono protetto da nessuno. Sono stato fortunato e sono uno con una bassa tecnica televisiva, io non potrei mai sostenere una diretta per tre ore come fa la D'Urso, cioè, e quindi dico, imparate un mestiere, se vuoi lavorare in televisione, giornalismo, fai l'attore, vai a fare l'attore, perché quello è un mestiere, tanti lavori che io ho rinunciato, che mi chiedevano ai tempi di recitare in questo, recitare in quest'altro, e io non mi considero un attore, quindi ho sempre detto no grazie.